Nasce anche a Torino l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Avvocati, notai e commercialisti a disposizione di chi non riesce a onorare i debiti. Giuliano Curti. 20 anni fa la persona indebitata era forse un po' leggera, aveva fatto degli sbagli enormi. Oggi invece le posso assicurare che la maggior parte delle persone che vengono da noi sono persone che sono in difficoltà, ma per motivi veri, per motivi validi, per motivi di aiutare la famiglia, la salute, cose del genere. Chi si è indebitato troppo senza colpe ora può ricorrere all'aiuto di avvocati, notai e commercialisti che hanno dato vita all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ora anche a Torino l'indebitato, oltre ad avere i requisiti di meritevolezza, non aver cioè fatto scelte avventate, deve essere non fallibile, dipendenti, ex dipendenti, piccoli imprenditori. Sono soggetti non fallibili, per cui mentre i soggetti falliti possono essere, diciamo, liberarsi da questa situazione, ci sono i soggetti indebitati che da questa situazione non possono riprendersi. Affidandosi a questi organismi di composizione della crisi possono, come dire, trovare delle soluzioni per transigere le proprie posizioni e quindi liberarsi da posizioni di indebitamento ormai strutturale. Li aiutiamo attraverso l'utilizzo di questa normativa di gestione della crisi del sovraindebitamento e quindi dando un ausilio a questi soggetti nella preparazione di un piano o di un accordo o comunque nella individuazione della misura dell'istituto più adatto per poter, diciamo, trovare una soluzione di ristrutturazione dei propri debiti. Il piano elaborato dal debitore con l'aiuto dell'organismo di composizione viene poi valutato dal Tribunale per l'avvio della procedura da sovraindebitamento che consente l'abbattimento dell'esposizione debitoria e il pagamento rateizzato dei debiti fiscali.